Buona giornata. Non in città. Salve. Non mi sorprende vedere qualcuno come te da queste parti. Molti avventurieri si sono spinti fin qui da che sono iniziati i problemi. Certo avrei saputo della tragedia che si è abbattuta su Tristram. Alcuni dicono che Diablo, il signore del terrore, si aggiri ancora per il mondo. Non so se crederci, ma qualche settimana fa è passato di qui un oscuro viandante diretto a est, verso il passo montano sorvegliato dal monastero delle Scolte. Forse era innocuo, ma sembra che il male l'abbia seguito. Non qui. Sono Akara, gran sacerdotessa della sorellanza dell'Occhio Invisibile. Nelle... Nelle terre selvagge si cela una grande malvagità. Le scolte di Kaja mi hanno informato che una caverna qui vicino trabocca di creature del mondo. Demoni e bestie, attenti a voi.
Non posso ancora servirmene.
Le scolte sono al sicuro, per il momento. Hai ripulito l'antro del mare. Mi hai ridato fiducia nella razza umana. Per ricompensarti, ti addestrerò in un'abilità di tua scelta. Buona giornata. Ti do il benvenuto nel nostro accampamento. So che sei qui per sfidare il male che ci ha scacciato dalla nostra ancestrale dimora. Sappi però che, anche se Akara è la nostra guida spirituale, sono io a condurre le scolte in battaglia. Dovrai dimostrare il tuo valore per guadagnarti la mia fiducia. Le mie esploratrici mi hanno riferito dell'abominio nel cimitero del monastero. A quanto pare, Andariel non si accontenta più di tormentare i vivi. Corvo Vermiglio, una delle nostre condottiere nella battaglia contro Diavola Tristram, è stata fra le prime a cedere alla sua corruzione. Ora si aggira per il cimitero del monastero, intenta a riportare in vita i morti. Non possiamo tollerare. Fai attenzione. L'oscurità è potente più avanti. Stai in guardia. Più avanti c'è un pericolo mortale per quelli come te. I'm just
porterò la morte a testa bassa. La mia armata ti distruggerà. Non riesco a credere che tu abbia sconfitto Corvo Vermiglio. Anche se una volta era mia amica. Ora prego perché il suo spirito impuro rimanga bandito per l'eternità. Hai guadagnato il mio rispetto e la fedeltà di noi scolte. Le mie migliori guerriere sono a tua disposizione. Accidenti, sei un barbaro, giusto? Lieta di conoscerti. Ultimamente ho visto diversi di voi da queste parti. Sai, ti invidio un po'. Vorrei partire all'avventura insieme a te. A proposito, io sono Charcy, il fabbro dell'accampamento. È chiaro che ci troviamo di fronte a una grande malvagità, difficile da comprendere e ancor più da combattere. C'è però un saggio Oradrim, istruito nelle più arcane conoscenze, che potrebbe consigliarci. Il suo nome è Deckard Cain. Vai a Tristram e trovalo, sperando che sia ancora vivo.